Sono giornate particolari, senza dubbio, quelle che stiamo vivendo. Dare un senso di normalità non è facile per nessuno, nemmeno per noi, che comunque, pur continuando a lavorare, abbiamo l'opportunità di farlo in luoghi meravigliosi. C'è stato un tempo nel quale il pubblico all'interno dei musei veniva vissuto quasi con sopportazione, si percepiva un consumo della cultura da alcuni non gradito e ci fa specie in questi giorni vedere i nostri musei vuoti, luoghi che custodiscono la memoria di tutti e che dovrebbero da tutti essere vissuti. Ci siamo organizzati di fronte a questa emergenza con grande responsabilità da parte di tutti, dal primo all'ultimo, e lo abbiamo dovuto fare, lo sappiamo, in tempi rapidissimi. Nonostante questo, l'attività del museo non si ferma, ma si concentra su quello che di solito la frenesia quotidiana ci impedisce di fare. In questo momento la nostra restauratrice Daniela Matticoli ha fra le mani uno dei pezzi più belli del nostro museo, più preziosi, che forse qualcuno di voi conosce, un'olpe in bucchero con la prima raffigurazione certa del mito di Medea. Lo sta verificando, sta realizzando documentazione e schede finalizzate poi alla possibilità di un suo futuro prestito o movimentazione. Insomma, stiamo monitorando lo stato dei reperti, stiamo intervenendo sulle vetrine dove possibile per pulirle, per renderle più brillanti e più belle. E qui abbiamo il nostro Pasquale De Bellis, una delle tante anime del nostro museo, uno degli ingranaggi essenziali per la nostra vita e attività quotidiana, così come lo è Mauro Benedetti, che non vedete, che sta realizzando in questo momento questo video. Siamo partiti da una scala che io salivo, c'è cioè una sezione splendida del museo dove sono ricostruite una originale tomba affrescata tarquinese e una tomba ceretana. Sono salito idealmente da lì per avvicinarci a quello che è il capolavoro noto da tutti e sul quale è sempre bene ritornare, soprattutto in queste ore, perché descrive un gesto che l'epidemia che si sta diffondendo ci induce a non ripetere in questi giorni perché è diventato pericoloso. Un abbraccio, lo scambio fisico di sensazioni e di emozioni che siamo in questo momento costretti a trasmettere e trasferire in una sfera virtuale e digitale. Ecco, noi tutti speriamo che l'abbraccio che gli sposi stanno consumando per l'eternità possa tornare fra le nostre consuetudini, non solo all'interno delle nostre case. Chi è solito frequentare musei archeologici sa perfettamente che la maggior parte dei capolavori custoditi nelle vetrine proviene da sepolture. Non c'è niente di strano, si tratta degli oggetti che erano stati prescelti per accompagnare chi li possedeva per l'eternità. Un modo per sfidare la morte oltre la vita ed estendere appunto in una dimensione eterna quanto di più bello veniva fatto durante la quotidianità. Un modo quindi per fugare le paure, immaginarsi appunto di poter vivere nel modo migliore l'eternità. E il sarcofago degli sposi non è altro che questo, la custodia delle spoglie mortali per l'eternità. Non sappiamo però se di un defunto, di una defunta, di uno o più individui cremati o un soggetto inumato. Non lo sappiamo perché fu scoperto nel 1881 nella celebre necropoli della banditaccia di Cerveteri, in una proprietà dei principi Ruspoli, e lì venne riconosciuto alcuni anni dopo in 400 frammenti dal fondatore del museo di Villa Giulia, Felice Barnabei, che ne intuì l'importanza e fece di tutto per assicurarlo allo Stato, poiché sapeva che l'unico altro esemplare affine noto era già da tempo custodito tra i capolavori del Louvre. Noi quindi siamo oggi molto orgogliosi di poter esporre in questa vetrina un'opera che descrive dei sentimenti, un abbraccio, questa propulsione verso l'eternità.
lo fa con il linguaggio semplice della materia più umile, la terra, è realizzato infatti in terracotta, ma con grande maestria, da artigiani provenienti probabilmente dalla Turchia o discendenti di artigiani che da lì venivano, da quella Grecia orientale che in seguito alla conquista dei persiani fu costretta a fuggire verso occidente, a trovare fortuna presso i ricchi aristocratici etruschi. Sono proprio gli artigiani provenienti dalla Grecia ionica ad importare in Etruria l'arte cosiddetta ionica, che ci ha regalato alcune delle opere più preziose, dalle tombe affrescate di Tarquinia alla coroplastica, con capolavori come questo, a splendide produzioni ceramiche per la committenza etrusca, ma sul modello dei prototipi greci. E in tutto questo noi vediamo uno dei punti salienti dell'arte arcaica, ben manifestato da quel sorriso così particolare, così conturbante, quasi esasperato per poter essere maggiormente enfatizzato. Gli occhi contenevano una sostanza bianca per riprodurre il cristallino e l'iride, ma oggi nel loro vuoto hanno ancora più profondità di quella che avevano in origine. Tutta il sarcofago era integralmente dipinto, era policromo e quindi risaltava ancora di più per la sua bellezza. Una bellezza però che solo in pochi potevano cogliere, quanti di quella famiglia potevano entrare e rientrare all'interno di quella sepoltura. Ma quello che più ci commuove non sono soltanto i gesti affettuosi e questo abbraccio che gli sposi si scambiano, ma sono queste mani protese che in origine impugnavano oggetti reali, forse un contenitore di profumi, forse una coppa con del vino, forse corone, ghirlande di fiori. Lei indossava sicuramente dei preziosi orecchini che non si sono conservati. Sono abbigliati secondo la moda degli Etruschi, lei con degli splendidi calzari ripiegati in alto, i cosiddetti calcei repandi, ed un tutulus. Caratteristica anche la capigliatura e la barba dell'uomo. Insomma, rivelano un'immediatezza di cui potrei parlarvi per ore, ma questo non lo possiamo fare. Questo video serve soltanto per accompagnarvi per alcuni minuti all'interno delle vostre case e consentirvi di venire all'interno dei nostri musei. È una cosa che abbiamo da anni provato a fare, producendo sul nostro canale YouTube Etrus Channel tanti video. La serie di Etruscopri è diventata anche famosa per portare all'esterno il museo, per portarlo nelle vostre case come adesso tutti ci invitano a fare. Quindi vi invitiamo ad approfondire quanto ho potuto soltanto accennarvi seguendoci sul nostro canale web, sui nostri canali social, insomma attraverso tutte quelle forme di contatto virtuale che serviranno in queste lunghe settimane per ingannare il tempo in attesa di poter tornare tutti ad uscire tranquillamente di casa senza bisogno di particolari autorizzazioni, stringerci le mani, baciarci e abbracciarci come gli sposi continuano a fare per l'eternità.